Finalmente. È da un po' che non toccavo questo gioco e sinceramente non credevo che poteva interessare a qualcuno, ma vedo che è tornato di moda. Allora, Resident Evil 4. L'ho rispolverato. Tengo ancora la vecchia copia su DVD che è uscita nel 2007. Hanno fatto delle versioni rimasterizzate, però mi chiedo perché spendere dei soldi per una versione rimasterizzata quando posso tranquillamente giocare alla versione originale. L'armamentario è esattamente come me lo ricordavo, a parte qualche lieve bug. Che a volte, non lo so perché il gioco mi moltiplicava gli slot in modo anomalo, 30 cose verdi, ma meglio così, visto che devo affrontare Pipino il breve, credo che sia meglio avere più di armi a disposizione. Comunque, se sto facendo questo gameplay oggi non è per parlarvi di Resident Evil. Lo sto usando solo come mezzo per potervi parlare di altre cose. Prima cosa, per quanto riguarda mio fratello Paradosso. Purtroppo la situazione che sta affrontando è più complicata del previsto. Il problema che ha alle arterie, l'ostruzione delle arterie, a causa di questo purtroppo mio fratello ne avrà ancora per molto tempo in ospedale. Per dargli una maggiore sicurezza di uscita, ho preferito mandarlo in una clinica privata, dove gli faranno prima di tutto altri accertamenti e speriamo che lo shunt che gli faranno gli permetterà di riprendere il controllo del suo sistema venoso e arterioso, in modo che le braccia ricomincino a muoversi come prima. Il problema di mio fratello lo conoscete tutti ormai. Ha delle malformazioni che purtroppo gli impediscono di vivere una vita serena come dovrebbe fare un qualunque dodicenne. Ma lui purtroppo non può. E siccome non può, gli avevo pensato di chiudere questo canale, almeno finché non riprenderà una vita più normale. E si è incazzato, ma si è incazzato veramente tanto. Perché? Perché lui non vuole che questo canale venga chiuso, oppure non vuole che, diciamo, ci sia qualche avviso, eccetera. Lui vuole molto bene a quelle poche persone che guardano i suoi video, vuole molto bene a quelle persone che non lasciano commenti, vuole bene un po' a tutti. E io mi chiedo perché vuole tanto bene a delle persone che non gli dimostrano mai lo stesso affetto. Perché purtroppo lui è un buono, ha un animo generoso, ha un animo gentile. Esattamente il mio opposto. Forse per questo andiamo così d'accordo, perché siamo opposti, ci compensiamo a vicenda. E allora, al punto tale che certe volte
cosa che in clinica non potrebbe essere fatta, ti porto l'iPad per poter dare un'occhiata ai commenti, guardare i video, lasciare qualche commento sulle persone verso cui è legato, che sono chiaramente Sinergio e Raidex e qualche volta anche la Ciccia meno 89. Sinceramente mi chiedo per quale motivo prova tanto affetto per delle persone che non lo cagano proprio manco di striscio. E questo è il problema di essere buoni. Dai senza voler nulla in cambio, senza ricevere. E io una cosa del genere non la capisco. Non capisco. I suoi genitori sono morti. L'hanno abbandonato morendo. Ma lui continua a vivere una vita serena. Mentre invece io... Anch'io sono stato abbandonato, depositato in un bidone della spazzatura quando ero piccolo, anzi appena nato. E certe volte mi chiedo, e anzi spero, che la madre che mi ha generato viva molto a lungo, in modo che un giorno abbia la possibilità di trovarla e di sputarla in faccia. Perché non le chiederò per quale motivo mi ha abbandonato. Non mi frega sapere perché mi ha buttato come un rifiuto in un bidone della spazzatura. Perché probabilmente per lei ero un oggetto inutile, qualcosa che non serve. E quindi potrei essere tranquillamente buttato. Ma questo è un altro discorso, un'altra cosa. Quello che penso è che nella vita, purtroppo, c'è sempre qualcuno che ha il desiderio di abbatterti, di schiacciarti, di sottometterti. E bisogna avere la bravura di evitare che questo accada. Però a volte ti ritrovi di fronte a avversari talmente potenti che, anche se cerchi di schivare i loro colpi, in un modo o nell'altro, riescono lo stesso ad abbatterlo. L'importante è rialzarsi e combattere senza mai arrendersi. In questo periodo sto vedendo delle cose veramente brutte. E non solamente il calvario di mio fratello, ma in generale la Grecia, la Russia, la Germania. Vorrei esprimere un mio piccolo pensiero. Poi può essere una cazzata, però. Decenni fa, un certo Hitler ha avuto il desiderio di assoggettare il mondo con la violenza, con la rabbia. Però fu fermato. E io mi chiedo. Lui fu fermato. L'Italia diventò libera, non più assoggettata alla Germania. Oggi invece ho notato che l'Italia è nuovamente assoggettata alla Germania. Per motivi economici. Infatti l'Italia ubbidisce ciecamente agli ordini della Merkel. La Germania domina l'Europa. Come un tempo Hitler dominava l'Europa. La Germania ha adempiuto le sanzioni contro la Russia. La Germania vuole costringere la Grecia a calarsi le braghe per poter dominarla. Ma è normale che la Germania, col suo passato così violento, ancora oggi cerchi di dominare l'Europa? Facci riflettere sopra. Non vorrei che si ritornasse indietro invece di andare avanti. La faccenda invece degli immigrati. Io posso capire che le persone scappino dalla loro terra
perché si sento minacciato di morte. Ma io farei un altro esempio. Quando in Italia c'era la Germania che cercava gli alleati, sono diventati nostri nemici. Ci sono state persone che ho conosciuto, vecchie, che piuttosto che scappare dalla guerra, hanno imbracciato le armi e sono diventati partigiani. E hanno combattuto in clandestinità per aiutare il paese a risorgere. Non hanno avuto, non si sono arresi o scappati come degli vigliacchi. Hanno affrontato la possibilità di morire per aiutare chi verrà dopo di loro. E alla domanda mi chiedo, tutti questi siriani, egiziani, cosi che scappano, perché scappano dalla guerra, ma invece di scappare, ma perché non prendete le vostre, non trovate delle armi, non fate della guerriglia? Non fate i patrioti per la vostra terra, combattete per la vostra terra. Liberatevi dall'oppressione, dagli oppressori. Non fatevi schiacciare. Invece scappano e vengono in Italia. Io non sono per chiudere le frontiere, anzi, per quanto mi riguarda, più siamo e più ci divertiamo. Le migliori ammucchiate si fanno con centinaia di persone, uomini e donne. Naturalmente ci sono anche quelli che preferiscono anche gli uomini, quindi meglio ancora. Pensate un po', un'ammucchiata multietnica di uomini e donne che si accoppiano, che si divertono. Uomini con uomini, uomini con donne, donne con donne. In passato si avrebbe detto anche uomini con animali, però ora ci sono delle leggi che questo non è più permesso. Si chiama violenza sugli animali adesso. Adesso. Comunque, nell'insieme, io vedo che il mondo sta diventando un posto veramente brutto dove viverci. E devo ammettere che, visto che sono un bastardo, che sono stato cagato su questa terra, perché il mio dubbio è che probabilmente la madre che mi ha generato non mi ha generato davanti, mi ha espulso da dietro. Se no non capirei, non capisco perché ha scelto un bidone nella spazzatura per buttarmi. Comunque, nonostante tutto ciò, io penso, se in questo mondo si vuole veramente cambiare qualcosa, e certo, non la si cambierà mai finché non si incomincerà a voler cambiare. Quando ci troviamo un ostacolo davanti, la maggioranza delle persone cerca di svicolarlo. Nessuno lo affronta. Sì, si rischia di cadere, di farsi male, ma almeno lo si affronta. Le persone che invece cercano sempre di trovare un escamotaggio di affrontare le cose. Non lo so, non le vedo persone che nella loro vita riusciranno a ottenere quello che vogliono senza sfruttare gli altri, invece di utilizzare solo le proprie forze. Nella vita bisogna cercare di affrontare i nemici anche a costo di farsi male. Di cercare di trovare i mezzi intorno a noi per poter combattere. Di trovare ogni mezzo legale per poter affrontare un problema e schiacciarlo sotto di sé. Anche se certe volte è difficile bloccare una situazione negativa, ma ci si può riuscire. E alla fine avere il nostro premio. Io penso che nella vita ci sono tanti modi per affrontare gli ostacoli. E quello che ho imparato sulla mia pelle è quello che sta
vivendo sulla sua pelle paradossi. E che se vogliamo riuscire a rintagliarci il nostro piccolo angolo di tranquillità, dobbiamo lottare. Non immaginate quanto bisogna lottare. Lottare contro le persone che ci vogliono sottomettere. Lottare anche contro nemici che sono immensamente più potenti di noi, il cui unico desiderio è schiacciarci, abbatterci, ma non perché gli abbiamo fatto qualcosa, ma semplicemente per il gusto di sottomettere qualcuno solo perché quell'essere pensa che noi siamo inferiori a lui, incapaci di combattere. Vedete, solo perché uno è grande e grosso, potente o immenso, non significa che non sia, che sia diverso da noi. Solo perché ci può mandare contro persone potenti, solo perché ci può mandare contro persone, o schiavi, o servi, che in qualche modo ci possono abbattere. No, non è vero. Noi abbiamo dentro di noi la forza di volontà che ci permette di affrontare la vita, di affrontare qualunque ostacolo se vogliamo realmente affrontarlo. E per quanto cerchino di schiacciarci, alla fine un giorno, con un po' di volontà, possiamo noi schiacciare loro e trovare la nostra libertà, la nostra capacità di essere liberi dall'oppressione. Quindi io detesto tutte le persone che cercano con la violenza, con la forza, col potere, di schiacciare chi cerca di vivere la sua vita in modo tradizionale. C'è chi vuole stare in giro a un computer e giocare, c'è chi vuole amare un uomo, c'è chi vuole amare una donna. E viceversa. E allora perché queste persone non hanno il diritto di poter fare quello che desiderano? Sì, non fanno del male a nessuno. La vita è una sola. Nessun potente può schiacciare i singoli. Anzi, si può dire che certe volte il singolo, al momento cruciale può certamente schiacciare il potente. A volte si è soli a combattere queste guerre, a volte si è in compagnia, ma quando si è soli ad affrontare un nemico che è tanto più potente di noi, l'unico modo per farlo e la furbizia, ma soprattutto trovare il punto debole e mirare sempre al cuore per vincere. E con questo concluso, grazie di avermi ascoltato. Alla prossima.